Ciao uomini, questo video è per fare chiarezza per tutti voi che mi chiedete informazioni riguardo la community Telegram. E sapete per me quanto è importante essere chiaro, trasparente e onesto con voi. Quando ho creato essere uomo, l'ho fatto con il fuoco dentro di me, ovvero con l'intento di creare una community per gli uomini, in modo tale da fornire anche degli strumenti a tantissimi ragazzi per comprendere le relazioni, per scoprire le proprie potenzialità, quindi per i più giovani, ma anche per gli uomini più maturi, quelli che magari si trovano in una situazione della loro vita in difficoltà, che non hanno modo facilmente per poter ripartire da zero, che si trovano in situazioni difficili. Magari dopo una separazione, o una relazione finita male, oppure a seguito anche di un evento difficile della loro vita, quindi vicini ad una scelta, molto difficile per loro stessi. Non ho mai progettato la community con l'intento di creare un tempio a me stesso. Ho creato una realtà per gli uomini. E poi mi sono messo in contatto con altre realtà affini, ho cercato di creare una coesione tra queste realtà, creando anche il progetto Menosphere. Quindi, ragazzi, cosa è successo? Vi dico le cose chiaramente, perché appunto, senza fare troppi giri di parole. Ad un certo punto nel gruppo ho notato un certo tipo di atteggiamento, dove due amministratori che avevo nominato io e che avevano la mia fiducia e la mia stima hanno cominciato a perseguire una certa linea. Questa linea a me, in un certo senso, non stava piacendo perché tendeva a scoraggiare alcuni utenti che comunque non riuscivano ad esprimersi all'interno del gruppo. Questo non perché questi utenti sono venuti da me a lamentarsi, ma perché poiché io un minimo di comunicazione ne capisco, ho valutato questa cosa. Parlando con i miei amministratori, ho fatto presente questa cosa. Ho detto: ragazzi, se noi vogliamo parlare a una vasta community, dobbiamo tenere in conto che stiamo parlando a una pluralità di individui e che tutti questi non sono sempre in linea sullo stesso pensiero. Se vogliamo parlare quindi a una community ampia, dobbiamo tener conto di questa cosa. Se invece vogliamo crearci la nostra combriccola di amichetti, allora il discorso è diverso. Questa è stata una mia critica, perché sono amministratori che io ho messo all'interno del gruppo e che hanno avuto la mia fiducia e che altresì ho inserito anche nel gruppo, nel canale Menosphere Ita. Mi sembra lecito che io possa esprimere quella che è una mia critica. Questa critica purtroppo è stata presa invece come un'accusa nei confronti di questi due amministratori che godevano della mia fiducia e della mia stima. Questo mi ha sorpreso perché poi mi è stato detto che io stavo ingiuriando, stavo calunniando queste persone, stavo offendendo queste persone. Loro quindi hanno cominciato con questo tipo di discorso. Hanno cominciato a dire che io stessi facendo delle calunnie a me questo discorso, così come anche a un altro admin all'interno che è stato coinvolto, come se stessimo facendo delle fazioni. Allora, per me questo è stata veramente la goccia che ha fatto traboccare il vaso, perché se io ho creato un gruppo, uno staff, non penso e non voglio che all'interno dello staff ci siano delle fazioni, ma nella loro narrazione invece si è creato questo tipo di storia. Allora, ragazzi, vi parlo chiaramente: se io fossi stato Giulio Cesare nell'antica Roma, mi sarei trovato già il Senato che alle spalle mi accoltellava. Ecco, questa è la realtà. Perché poi questi cosa hanno fatto? Hanno contattato a mia insaputa vari i ragazzi all'interno del gruppo, dopo che io l'avevo chiuso, dicendo: ecco un altro gruppo, una sorta di scissione a tutti gli effetti, mostrando poi di fatto che
alla mia realtà non tenevano, ma semplicemente alcuni di questi stavano semplicemente, ecco, per loro il gruppo era una sorta di, come dire, un tempio al loro ego, questo dispensare verità, ergersi quindi ad una sorta di oracolo di Dio. Non è questo il mio intento, perché io sicuramente sono qui, mi trovate, mi fate delle domande, io lo apprezzo, ricevo tantissime domande, quindi mi dovete anche scusare se a volte io rispondo dopo giorni, se non sono sempre subito così all'attivo e vi rispondo, perché comunque ci sono parecchie domande a cui devo rispondere. Mi trovate disponibile, ma non pensate mai, non pensate mai che io mi metto lì come l'oracolo e penso di sapere tutto. Io vi dico quella che è la mia idea, vi esprimo il mio pensiero, lo faccio con forza, con determinazione, sono convinto di quello che dico, ma non mi metto lì sul piedistallo. E allo stesso modo nel gruppo, perché ecco, uno degli amministratori all'interno non condivide appieno le mie idee, ma ha altre idee, ha un altro tipo di linea, tuttavia c'è grande rispetto. Ma questo dovrebbe essere alla base di ogni tipo di comunicazione con una persona di un certo livello intellettuale. L'importante per me è creare un ambiente sano di confronto dove certe idee non vengono derise. Io sono convinto della mia realtà, dei miei pensieri, di quello che ho in testa, del mio percorso di vita, so le mie potenzialità, le ho scoperte con il tempo. E ho quindi costruito quello che è il mio ecosistema di idee, di convinzioni. Per me quella è la realtà. So che però là fuori ci sono altri uomini che hanno il loro ecosistema di idee e questo ecosistema di idee, il mio, non deve essere ritenuto l'unico, il più giusto, quello che non si può discutere all'interno del gruppo, assolutamente no, perché ci sono altri uomini che hanno altre idee e queste altre idee possono essere confrontate con le mie. Ragazzi, io vi parlo chiaramente, se io mi trovassi a parlare con una femminista che riesce a comunicare nel modo giusto, riesce a essere rispettosa, riesce a essere coerente e a mettersi sul mio stesso livello di connessione, io ci parlerei tranquillamente. Però questo ovviamente sappiamo non accade perché io di questa tipologia di femministe non l'ho mai trovata, ma se ci fosse, non ci sarebbe nessun problema. E questo cosa ha comportato? Ha comportato poi una rottura all'interno del gruppo. Perché di fatto, ecco, la mia era una critica, un suggerimento, perché io ero meno presente nel gruppo. Perché il mio scopo, a parte beh, impegni, varie cose, però il mio scopo era quello di creare contenuti all'esterno. Articoli del web, ho creato un glossario oppure della community che ci è voluto un bel lavoro per farlo. Articoli, video, contenuti per Instagram, per Facebook, far crescere i vari social per poi far conoscere anche la community Telegram. Quindi un lavoro che partiva dall'esterno per portare poi alla creazione di una community. Questo cosa comporta? Ovviamente ore e tempo, da poi da fare ovviamente da affiancare poi al lavoro, agli impegni personali. Il mio ruolo più che altro era anche un ruolo di supervisione, un ruolo di consigliere, un ruolo quindi anche di capo, no? Di questa realtà, in quanto io stesso l'ho creata. Questo fatto, il fatto stesso di aver creato una realtà, non mi mette umanamente al di sopra di voi o al di sopra degli amministratori, ma semplicemente siccome io ho concettualizzato il tutto, è normale che io abbia questo ruolo di dare una direzione al progetto. E dal momento in cui delle persone che hanno ricevuto la mia stima, la mia considerazione, poi mi si rivoltano contro, allora io lo trovo assolutamente fuori luogo. Allora io sono molto razionale, freddo, però sono un umano e quindi tuttavia non sono stato immune dal provare una precisa emozione. Qual è questa emozione? La delusione.
sono rimasto deluso da questo comportamento. All'interno della community ci deve essere rispetto, all'interno della community ci deve essere comunicazione, all'interno della community ci deve essere solidarietà maschile, ci deve essere un clima sano, un clima sano. Purtroppo nella menosfera accade spesso. Ci sono tantissimi gruppi dove non c'è un clima sano, dove c'è un clima tossico e purtroppo anche la Red Pill, che ragazzi, io lo dico orgogliosamente, sono red pillato, nella mia anima c'è la pillola rossa e lo dico con orgoglio. Nonostante questo, riconosco che molte realtà della menosfera, molte realtà Red Pill sono purtroppo tossiche, sono purtroppo tossiche. E non è questo che io voglio per la community di essere uomo. Ragazzi, la Red Pill, io ho scritto una definizione. La Red Pill si basa sulla componente natista della psicologia evoluzionistica per descrivere le relazioni tra uomo e donna. In più, si basa, dal punto di vista filosofico, su un approccio improntato alla razionalità. Al cercare la realtà nell'essenza, nel capire i fenomeni, inquadrare come dire, le cose per quelle che sono realmente, gli eventi per quelli che sono realmente. Un approccio, poi approfondirò ancora di più l'argomento sulla Red Pill, però per farvi capire, questa è la Red Pill. Poi purtroppo cosa accade? Ci sono tutte queste degenerazioni. Io mi metto in discussione anche quando questi amministratori mi hanno fatto presente delle cose in passato, io ho ammesso di aver sbagliato determinate cose, di aver valutato magari non nella maniera corretta determinate cose e ho accettato le critiche. Ma quando qualcuno mi viene a dire se io non noto che ci sono le basi per una critica e quindi io non accetto la critica, non è così che funziona, perché io posso fare una critica al tuo operato senza mancarti di rispetto, ma semplicemente ti faccio notare qualcosa che forse tu non sei stato in grado di notare. Se poi non sei d'accordo con questa mia critica, puoi parlarne tranquillamente con me e esporre il motivo del perché tu non sei d'accordo, in maniera civile e sempre con rispetto, senza piagnucolare. Questo sicuramente è una cosa importante. Comunque ho imparato da questa esperienza che è molto difficile creare una community, è quasi un'utopia, un sogno, che però comunque non intenderò abbandonare molto facilmente, perché so che ci sono tanti altri ragazzi, uomini, che comunque necessitano, hanno voglia di condividere i loro pensieri, necessitano di uno spazio, un luogo dove poter condividere, dove poter trovare supporto, ma anche allo stesso tempo trovare nuove strategie per affrontare la vita e il mondo. Quindi a breve ci saranno tantissime novità sul gruppo Essere Uomo e già mi sono messo all'opera per poter riaprire il gruppo, poter riaprire la community nel migliore dei modi e apportare alcune novità. Ragazzi, io sono contento di essere uomo, di quello che ho creato e soprattutto lo devo anche a voi che mi avete supportato. Quindi un abbraccio a tutti quanti e ci vediamo in un prossimo video e ci vediamo anche sul gruppo. Ciao ragazzi.